Buonasera da Anna Franchino, ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. Tanti gli argomenti di questa sera, ma partiamo dal sommario. Enzo Romeo, Biagio Faragalli e Simona Scarcella sono i nuovi sindaci di Vibo, Montalto e Gioia Tauro. Hanno vinto al ballottaggio, dove si è registrato un calo dell'affluenza. Luigi Galizzi è stato catturato dai carabinieri che lo hanno scovato nel borgo di Vallo di Diano. L'uomo era scappato dopo la condanna all'ergastolo per la strage nel cimitero di San Lorenzo del Vallo. Sono 500.000 le tonnellate di rifiuti che potrebbero partire da Crotone. Eni avrebbe già individuato il sito dove collocarle, l'annuncio del commissario Enrico. Sarà presentato alla stampa nei prossimi giorni il nuovo tecnico del Cosenza Albini. Intanto oggi Vivarini firmerà con il Frosinone. A Catanzaro arriva Zaffaroni. Buonasera dalla redazione di Teleeuropa Network e ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. Lo avete visto dai titoli in apertura. Parliamo delle amministrative perché ci sono i nuovi sindaci eletti a Gioia Tauro, Vibo e Montalto. Enzo Romeo, Biagio Faragalli e Simona Scarcella sono i nuovi primi cittadini. Hanno vinto al ballottaggio, dove però si è registrato un calo dell'affluenza. E Biagio Faragalli, farmacista 38enne, il nuovo sindaco di Montalto Uffugo in provincia di Cosenza. Il neo primo cittadino ha prevalso sul competitor Mauro Dacri, che già aveva superato al primo turno ottenendo 6.085 voti contro i 5.262 raccolti dall'avversario. La percentuale ottenuta al ballottaggio del neo sindaco è 58,20% contro il 41,80% di Dacri. Il distacco tra i due candidati al ballottaggio è emerso chiaramente già dalle prime fasi dello scrutinio e Biagio Faragalli ha potuto festeggiare con il suo entourage l'elezione a sindaco della città. Ritengo che oggi abbiamo raggiunto un risultato importante, importantissimo, che a tratti sembrava molto difficile perché siamo partiti in ritardo, siamo partiti comunque con un progetto giusto che oggi viene premiato. Abbiamo una grandissima responsabilità, lo sappiamo, ma sono convintissimo che con questa squadra possiamo fare tanto e riusciremo a lavorare, perché credo molto che, come dico, ho detto sempre in tutti i comizi, noi non abbiamo Maradona in politica, noi abbiamo la squadra. Io sono stato scelto per allenarla e allora su questo vogliamo lavorare. Cala l'affluenza, che si attesta al 50,92% rispetto alla chiamata alle urne dell'8 e 9 giugno scorsi, quando si era registrata un'affluenza del 61,36%. Valuterà il dato elettorale Mauro Dacri, che fa gli auguri al neo sindaco. Non è il risultato che noi ci saremmo aspettati, ma va bene così. Ringrazio gli oltre 4.000 concittadini che ci hanno votato. Sicuramente noi faremo un'opposizione costruttiva per il rilancio del nostro paese e permettetemi di fare gli auguri a Biagio Faragalli per questa vittoria. Il nuovo sindaco di Vibo Valentia invece è Enzo Romeo, candidato di centrosinistra contro Roberto Cosentino, a capo della compagine di centrodestra. Anche a Vibo si è registrato un calo dell'affluenza del 20%. Romeo ha ottenuto il 53,60% contro il 46,40% di Cosentino. Simona Scarcella vince il ballottaggio contro Maria Rosaria Russo e conquista la fascia tricolore a Gioia Tauro. Scarcella sarà la prima sindaca della città di Gioia con il 54,36%, mentre Russo si è fermata al 45,64%. Adesso parliamo di cronaca, perché Luigi Galizzi è stato catturato dai carabinieri che lo hanno scovato nel borgo di Vallo di Diano. L'uomo era scappato dopo la condanna all'ergastolo per la strage nel cimitero di San Lorenzo del Vallo. Da un po' di tempo i carabinieri del reparto operativo della compagnia di San Marco Argentano monitoravano questa casa che vi mostriamo attraverso questo video in esclusiva. Avevano individuato nel centro storico di Sala Consilina in Campania il rifugio di Luigi Galizia, latitante da circa 6 mesi, condannato per il duplice omicidio del 30 ottobre 2016 di Edda Costabile, di 77 anni, e di sua figlia Maria Ida Attanasio, di 53.
La cosiddetta strage di San Lorenzo del Vallo, avvenuta nel cimitero, a ridosso proprio della ricorrenza dei defunti. Gli uomini dell'arma hanno lavorato a lungo in questi sei mesi, tanto è durata la latitanza di Galizia, condannata all'ergastolo in primo e secondo grado, successivamente rimesso in libertà dopo la decisione della Corte di Cassazione di disporre un nuovo processo di appello e infine latitante dal 6 dicembre scorso, giorno in cui è arrivata la nuova condanna all'ergastolo. Da allora però Galizia si era reso irreperibile, finché i carabinieri non lo hanno rintracciato a Sala Consilina, in questo appartamento nel centro storico, che era stato locato all'ignaro proprietario ad alcune persone amiche di Galizia, che l'avevano poi messo a disposizione del latitante. Nell'appartamento, insieme a Galizia, al momento dell'irruzione dei carabinieri, intorno alle 4 del mattino, c'era la fidanzata, 34enne, che ora è indagata per favoreggiamento. Proprio seguendo la donna, che sarebbe mossa con grande prudenza, i carabinieri sono riusciti a individuare il nascondiglio di Galizia, che al momento dell'arresto non aveva con sé documenti e non ha opposto alcuna resistenza. Nell'ottobre del 2016 la strage avvenuta nel cimitero aveva destato incredulità a San Lorenzo. Luigi Galizia avrebbe agito per vendicare la morte del fratello Damiano, ucciso nell'aprile del 2016 da Francesco Attanasio, figlio e fratello delle due donne, al culmine di una lite per un debito di circa 17.000 euro, somma che Attanasio doveva a Galizia, ma che l'uomo non riusciva a corrispondere. Lo stesso Attanasio aveva inizialmente tentato di depistare gli inquirenti, ma qualche giorno dopo il delitto aveva confessato tutto. Da lì il duplice omicidio per vendetta da parte di Luigi Galizia, che oggi è stato assicurato alla giustizia. Parliamo invece adesso della bonifica di Crotone, perché mercoledì al Ministero si deciderà il da farsi. Il commissario Errigo è fiducioso, 500.000 tonnellate di rifiuti non pericolosi potrebbero lasciare la Calabria. Sui rifiuti pericolosi, sottolinea lo stesso Errigo, bisogna essere realisti. Mercoledì si deciderà probabilmente sulla bonifica di Crotone. La tensione sale, il dibattito è rovente, tema al centro dell'iniziativa della CGIL sull'area vasta della Calabria, alla Lamezia Terme. Il sindacato spinge. Lì abbiamo detto che bisogna fare in modo che Eni si assumi la responsabilità e quindi faccia tutte le operazioni per fare una bonifica che sia una bonifica che salvaguardi la salute dei cittadini calabresi. Il commissario governativo per la bonifica del SIN Crotone Cassano Cerchiara, il generale Emilio Errigo, rassicura. Il giorno 26, come sapete, ci sarà la conferenza di servizi decisoria presso il Ministero dell'Ambiente, dove la finalità è quella di far partire da Crotone circa 500.000 tonnellate di rifiuti non pericolosi, fronte mare, o meglio quasi vicino al mare, se non possiamo dire, potremmo dire anche in mezzo al mare, perché quando le condizioni meteomarine non sono buone il mare arriva direttamente lì nelle montagne, nelle colline dei veleni. Quindi 500.000 andranno via perché Eni ha trovato conferire queste discariche. Rimarrebbe, questo sono il 49% di un milione, poi rimarrebbe il 35% di un milione, che sono circa 330.000 tonnellate di rifiuti pericolosi, speciali pericolosi. Questi naturalmente siamo in attesa che l'arma dei carabinieri che ho interpellato, cui ho chiesto di farmi sapere se è fuori dalla regione Calabria e anche all'estero, cioè in tutto il mondo praticamente, non solo nei 27 paesi comunitari esistono discariche dove conferire questi rifiuti. Se l'arma dei carabinieri dovesse dire che non ci sono discariche disponibili o gli stati non sono disponibili a ricevere il rifiuto di Crotone, noi dobbiamo trovare la soluzione a Crotone o in Calabria o in Italia. La Calabria è un diamante grezzo, è l'interrogativo che si sono posti invece i partecipanti al convegno organizzato a San Nicola Arcella. La nostra regione ha grandi potenzialità, ma bisogna esaltarne storia, bellezza e tradizione. La Calabria è un diamante grezzo? A giudicare dalle bellezze ambientali e dal mare sembrerebbe proprio di sì. Una regione baciata dal sole, con coste bellissime e montagne straordinarie, potrebbe e dovrebbe fare il pieno di turisti ogni anno per porsi come meta privilegiata per i vacanzieri di tutto il mondo. Ma al momento, con tutti gli sforzi fatti, non siamo ancora all'optimum. Ancora tanto bisogna fare, come per esempio tutelare il patrimonio ambientale, valorizzando le peculiarità e le specificità di ogni area della Calabria, esaltandone storia, bellezza e tradizione.
La prima cosa da fare quindi è parlarne, discuterne, trovando le sinergie necessarie per raggiungere questo obiettivo. Sono temi trattati nel primo Forum Calabria, che vede la partecipazione di studiosi e tecnici che si sono confrontati sul tema nello splendido scenario del Palazzo dei Principi Lanza, davanti al mare mozzafiato di San Nicola Arcella. La Calabria può diventare un punto di riferimento turistico se abbattiamo i problemi infrastrutturali, se diamo servizi adeguati e professionali, può veramente diventare un riferimento turistico sul quale proprio l'agenda di governo, proprio la maggioranza si sta dedicando col PNRR, con tutto quello che riguarda lo sviluppo da un punto di vista economico, l'aiuto agli imprenditori, l'abbassamento del costo del lavoro e la possibilità di formare persone adeguate a questo settore. C'è tanto ancora lavoro da fare, i reati ci sono, è inutile dire il contrario, non bisogna disperare, dobbiamo essere ottimisti perché soprattutto nei giovani c'è una diversa sensibilità e questo mi fa credere che in un futuro prossimo possano veramente cambiare le cose in senso positivo. 200 dipendenti, torniamo a parlare dell'Abramo Customer Care di Crotone, che hanno occupato la sala consiliare del comune della città pitagorica, che sono in assemblea permanente. Attenzione alta sull'avvertenza e anche la volontà di andare fino in fondo per ottenere un tavolo di crisi al Ministero delle Imprese. Avevano annunciato delle diverse forme di proteste dipendenti dall'Abramo Customer Care e oggi circa 200 di loro, appartenenti alla sede crotonese, hanno occupato l'aula del Consiglio Comunale di Crotone per chiedere attenzione sull'avvertenza che vede coinvolti più di 1000 posti di lavoro in tutta la Calabria e ribadire la richiesta al Ministero delle Imprese per la convocazione immediata di un tavolo di crisi. Il 30 giugno scadrà la commessa TIM. Nei giorni scorsi è stata annunciata una proroga di un mese, ma non ci sono certezze, anche perché il 7 agosto si concluderà il periodo di amministrazione straordinaria e se non ci saranno nuove commesse, l'azienda andrà in liquidazione, per i dipendenti si perderà ogni speranza. Per questo hanno deciso di riunirsi in assemblea permanente nell'aula per chiedere che la politica e i parlamentari calabresi si attivino per tutelare il lavoro. All'assemblea partecipano anche i figli di coppie che lavorano nell'azienda e per le quali la perdita del posto di lavoro è un incubo. Il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, ha portato la solidarietà dell'amministrazione comunale facendo appendere gli striscioni all'esterno del palazzo comunale. Adesso ci spostiamo a Pianette di Rovito, in provincia di Cosenza, per l'evento organizzato dal Kivanis, città degli enotri di Cosenza, arte e musica, ma anche solidarietà. Solidarietà, arte e spettacolo, ecco alcuni momenti dell'evento organizzato dal Kivanis Città degli Enotri di Cosenza a Pianette di Rovito. Il ricavato della serata è stato devoluto alla Fondazione Kivanis Children's Fund in favore dei bambini. Numerose le autorità presenti, tra gli altri il prefetto di Cosenza Vittorio Giaramelli, il sottosegretario Vandaferro, l'assessore regionale Emma Stein, il governatore del distretto Italia San Marino Francesco Garaffa, il luogotenente del Kivanis Emanuela Cappellari, rappresentanti delle forze dell'ordine, del mondo dell'associazionismo, sindaci del territorio, il presidente dell'Ordine dei giornalisti della Calabria, Giuseppe Soluri. Diversi i momenti della serata, l'ingresso di nuovi soci, la sfilata di gioielli del maestro orafo Michele Affidato, la danza orientale con Barbara Carbone, un club che in 2 anni di attività è riuscito a creare un forte legame con il territorio per perseguire quella che è la mission del Kivanis, ossia costruire un mondo sempre più a misura di bambino. Soddisfatti di tante attività avviate, di tanti ottimi risultati, di essere cresciuti in maniera importante. È un club che ha anche molti soci giovani. Stiamo facendo tantissime cose. Abbiamo parlato di comunicazione, abbiamo parlato di ambiente, abbiamo parlato veramente a 360 gradi di tutto quello che può interessare una società che cambia. La serata è in pieno spirito kivaniano perché diciamo si sentiva l'amicizia tra i soci, che è la nostra sicuramente importante caratteristica, ma soprattutto è una serata a favore dei bambini. Il Kivanis Città degli Enotri ha consegnato un riconoscimento al maestro Michele Affidato, ambasciatore UNICEF, che nel corso della serata ha raccontato il suo percorso artistico tra pubblico e privato. Le sue creazioni, si legge nella motivazione, non sono solo opere d'arte ma testimonianze vive della sua passione e talento, capace di evocare emozioni e riflessioni profonde. Mi ha fatto veramente piacere poter far ammirare queste mie creazioni, ecco, ed è molto bello, l'arte è una grande espressione, espressione di vita, espressione di gioia. Ringrazio voi che mi avete fatto anche esprimere attraverso quello che è stato il mio cammino, la mia vita, e tutto è stato molto bello perché veramente
veramente grazie per avermi regalato questa serata. Adesso ci spostiamo a Papa Sidero perché è successo per la terza edizione dell'Outdoor Sport Day, un evento che nel fine settimana ha saputo coniugare sport all'aria aperta, cultura e scoperta del borgo. Sport all'aria aperta, natura e cultura è il fil rouge della terza edizione dell'Outdoor Sport Day. Tanti partecipanti che nel weekend hanno animato Papa Sidero, il borgo incastonato nel cuore della valle del fiume Lao e del Parco Nazionale del Pollino. Tante le discipline sportive, le gare, le premiazioni, la musica e il divertimento. Questa è la valle del fiume Lao, terra degli sport all'aria aperta. È proprio qui che si svolgono le attività più belle del Parco Nazionale del Pollino. Un percorso che viene da lontano, siamo nati nel 2018, un'associazione di promozione turistica con un obiettivo, quello di mettere insieme gli imprenditori locali del turismo e tutte le categorie del turismo dell'area della Valle del Fiume Lao e arrivare poi a fare dei micro eventi e degli eventi come quello di oggi che hanno portato adesso a una bella crescita di visitatori e far conoscere il nostro territorio. Un successo che coniuga l'avventura con la scoperta dei tesori di Papa Sidero. Oltre a quelli offerti dalla natura ci sono infatti le testimonianze della storia custodita nella grotta del Rumito. Anche l'arrivo al sito archeologico è stato suggestivo. I turisti e gli sportivi vi sono arrivati in bici, grazie anche alle associazioni locali impegnate in queste attività durante tutto l'anno. Così come entusiasmante la prima mini maratona Corri nel Borgo. Sinergia, parola chiave per l'ottima riuscita dell'evento di sport e promozione turistica. C'è una condivisione tra le associazioni e il comune. È la terza volta che partecipiamo e organizziamo queste giornate sugli sport all'aperto. Papa Sidero racconta la storia, la preistoria con la grotta del Romito, la storia con il borgo medievale antico, racconta la natura attraverso il fiume Lao, attraverso i sentieri, attraverso gli affreschi rupestri. Adesso ci spostiamo a Civita, terzo mandato del sindaco Tocci che presenta la sua squadra di governo. Inizia il terzo mandato consecutivo del sindaco Tocci nel comune di Civita. È il mio terzo insediamento, quindi la bellezza è di quella di essere per la terza volta rieletto sindaco del comune di Civita, già di per sé per me una grandissima soddisfazione. Oggi presentiamo, con l'esempio, presento la mia giunta che è composta da Antonio Pavolizzi e da Vincenzo Oliveto, che saranno uno vice sindaco e un assessore. Quindi poi ci saranno tutti gli altri punti dell'ordine del giorno, comprese le linee programmatiche, dove nelle linee programmatiche chiaramente andremo a riprendere le nostre progettualità messe in campo in questi anni. Abbiamo circa 11 milioni di euro che nel quinquennio 2019-2024 abbiamo avuto con finanziamenti vari, è il momento di metterli alla visione di tutti quanti, quindi questa è la prima grande importante, il grande importante risultato per la continuità amministrativa. Il secondo è quello di intercettare nuovi fondi con il PNRR per permetterci definitivamente di recuperare tutto l'arredo urbano del mio paese e soprattutto il centro storico. Questo è il primo grande impegno che prendiamo come nuova amministrazione. Poi chiaramente il riassetto della macchina comunale e tantissimi altri aspetti che noi abbiamo messo già in campo. Civita è riconosciuto come paese ricettivo e ad alta fedeltà enogastronomica. Su questo noi puntiamo e continueremo a puntare per i prossimi anni. Chiaramente avere una minoranza attiva potrà essere molto di sprone sia alla maggioranza che alla minoranza, quindi il buon lavoro lo do anche ai colleghi consiglieri di minoranza, quindi ci aspetteremo sicuramente degli anni di lavoro e sicuramente il rispetto che noi abbiamo sempre portato ai nostri cittadini lo manifesteremo anche nei confronti dei colleghi consiglieri di minoranza. Ecco, è un momento di lavorare per il rilancio di questa piccola comunità. Abbiamo quel famoso discorso delle gole che sono ancora sotto sequestro, stiamo lavorando fortemente per cercare una riapertura che sia dovuta alla nostra comunità, sperando che gli enti preposti ci diano la possibilità di fare presso la Procura della Repubblica di Castrovillo quel passaggio fondamentale per permetterci di avere da prima possibile un riapertura anche delle nostre gole. Cambiamo ancora argomento, parliamo di musica, perché oltre 70 ragazzi e ragazze dell'Orchestra Sinfonica Abruzia di età compresa fra i 7 e i 17 anni si sono esibiti nella Festa della Musica nel chiostro del Museo dei Bretti e degli Enotri di Cosenza. No,
note che dal chiostro Sant'Agostino del Museo dei Brezzi e degli Enotri riecheggiano nelle strade vicine, nel centro storico e nelle vie di Cosenza, annunciando l'arrivo dell'estate. Emozioni donate dall'Orchestra Sinfonica Abruzia durante la maratona musicale che ha animato il capoluogo di provincia, debuttando con le sue formazioni giovanili. Oltre 70 i ragazzi e le ragazze dai 7 ai 17 anni che sono il cuore vibrante delle due orchestre, l'Abruzia Junior e l'Abruzia Young, a dirigerle il maestro Francesco Perri. Prima di esibirsi all'evento organizzato dall'amministrazione comunale di Cosenza, gli studenti e le studentesse del Conservatorio Musicale Giacomo Antonio si preparano, scherzano e allentano la tensione. Poi si va in scena, laddove il passato dona il suo testimone armonico al presente e al futuro. Bellissimi questi ragazzi, parliamo invece adesso di sport, in particolare di calcio, perché sarà presentato alla stampa nei prossimi giorni. Parliamo di Serie B, in particolare del nuovo tecnico del Cosenza, Alvini. Intanto si attende, sono ore decisive per la firma di Vivarini con il Frosinone, ma a Catanzaro potrebbe arrivare forse Zaffaroni. La scorsa settimana è stata quella dell'annuncio del nuovo allenatore. Ora che tutte le pedine vacanti sono state definite, tocca alla rosa. Si sta pian piano definendo la situazione in casa Cosenza. Molto probabilmente in settimana verrà presentato il nuovo tecnico, ma la certezza è che saranno giorni intensi per la coppia Orsina del Vecchio. È chiaro che alcuni giocatori rossoblu in scadenza non faranno parte del progetto, vedi Meroni che ha deciso di lasciare la comitiva. A parte però quelli in scadenza, la società è chiara, chi vorrà qualche giocatore rossoblu dovrà sedersi con la società. Voci di mercato parlano degli interessi di alcuni club su diversi giocatori, ma al direttore sportivo del Vecchio, al momento, sono pervenute richieste solo per Tutino, non per altri. Ciò significa che giocatori come Marra, Scalò, Micai potrebbero far parte del nuovo Cosenza e sono attualmente patrimonio della società. Su Tutino invece sono diverse le richieste, vedi Sampdoria, Empoli ma anche Schalke 04. La certezza però è che non si faranno sconti. Ed a proposito di sconti, la campagna abbonamento è stata lanciata ieri dal club rossoblu. L'obiettivo è far meglio delle scorse stagioni, approfittando dei prezzi in abbonamento più bassi rispetto a quelli che saranno e che potranno essere nel corso della stagione, soprattutto in presenza di alcuni particolari match. In casa Catanzaro invece a breve dovrebbe essere sciolto il nodo allenatore. Fra Vivarini e Frosinone c'è lo stacco dell'indennizzo che la società giallorossa vorrebbe fosse corrisposto. Qualora fra le due società si trovasse l'accordo, che comunque dovrebbe arrivare ad ore, il Catanzaro potrebbe andare su Aquilani. Ma alcune voci di mercato vedono anche un ex Cosenza fra i papabili sulla panchina giallorossa, ovvero Marco Zaffaroni. Questo era l'ultimo servizio, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci.